Ancora un saluto a tutti voi. 20 anni fa la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Numerose le iniziative in tutta Italia per commemorare la strage di Capaci. A Palermo oggi sono arrivati, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Premier Mario Monti, il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Dell'eccidio mafioso sono stati riconosciuti colpevoli nel maggio del 2002, 24 imputati, mentre dopo un precedente annullamento della Cassazione e un nuovo processo nel 2008, la Suprema Corte ha condannato 12 mandanti. I mafiosi che lo escogitarono lo chiamarono l'attentatore, tra una coppa e un'altra di champagne acquistato per brindare alla riuscita dell'eccidio. Per l'Italia onesta, ancora oggi la strage di Capaci è una cicatrice profonda sul corpo dello Stato che ha neutralizzato il muscolo più combattivo della criminalità organizzata. È una maledetta primavera del 1992 a Palermo. Il giudice Giovanni Falcone dal Ministero della Giustizia potrebbe andare a ricoprire il vertice della super procura antimafia, un rischio da non correre per la malavita che dovrebbe tornare a confrontarsi con il suo più acerrimo nemico. Quell'anno fu il Milan a vincere il campionato, mentre i rosanero della Serie B, 17esimi in classifica, retrocessero in C1. Ma la caduta più brusca del Palermo fu quella che fece perdere le speranze ad una città sconvolta dall'esplosione di Capaci. È l'anno del successo di Annie Lennox, Why, un perché che in Sicilia culminerà con una forte ribellione sociale scritta su lenzuola, accesa in fiaccolate e con lo scroscio di monetine lanciate contro quelle istituzioni che si sono avvicinate a Falcone solo da zincato in una bara. Alle ore 17.58 del 23 maggio 1990, al chilometro 5 dell'A29, una carica di 5 quintali di tritolo posizionata in una galleria scavata sotto la sede stradale nei pressi dello svincolo di Capaci, Isola delle Femmine, viene azionata per telecomando da Giovanni Brusca, il sicario incaricato da Totorina. L'esplosione investe in pieno solo la croma marrone, prima auto del gruppo, scaraventandone i resti oltre la carreggiata opposta di marcia e su fino ad una zona pianeggiante alberata. I 3 agenti di scorta muoiono sul colpo. La seconda auto, la croma bianca guidata dal giudice, si schianta invece contro un muro di cemento. Falcone e la moglie Francesca Morvillo, che non indossano le cinture di sicurezza, vengono proiettati violentemente contro il parabrezza. Falcone, che riporta ferite solo in apparenza non gravi, muore dopo il trasporto in ospedale a causa di varie emorragie interne. Sua moglie morirà intorno alle 22. Rimangono feriti gli agenti della terza auto, la croma azzurra, che infine resiste, e si salvano miracolosamente anche un'altra ventina di persone che al momento dell'attentato si trovano a transitare con le proprie autovetture sul luogo dell'eccidio. A larghissima maggioranza il Parlamento europeo ha approvato il rapporto di Rita Borsellino sulla sicurezza interna dell'Unione. Bisogna rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, ha detto l'eurodeputato Borsellino. L'azione congiunta delle magistrature è vitale in Europa per contrastare la criminalità. Potenziarla è una priorità, come aveva già intuito più di 20 anni fa Giovanni Falcone. Questo rapporto è un omaggio alla sua memoria e a quella di tutte le vittime delle mafie, della criminalità organizzata e del terrorismo. Il testo sottolinea l'importanza di una strategia coerente dell'Europa in materia di sicurezza. Fenomeni sempre più globalizzati non possono che essere affrontati attraverso la cooperazione tra Stati, dice Borsellino, e questo uno dei punti centrali. Inoltre chiediamo che la futura strategia dell'Unione abbia come priorità anche la lotta contro la corruzione e quella contro la criminalità ambientale, economica e aziendale. C'era anche il presidente dell'associazione Antiracket Libere Terre, l'imprenditore antimafia Ignazio Cutrò, questa mattina a Campobello di Licata per partecipare alla manifestazione organizzata dall'Archeo Club in occasione del ventennale della strage di Capaci. Tanti messaggi di legalità lanciati ai numerosi studenti presenti in platea. A 20 anni dalla strage di Capaci, quanto è cambiato nelle coscienze dei siciliani? Ma secondo me è cambiato tantissimo. Io mi ricordo quel giorno come se fosse oggi. La notizia l'abbiamo avuta mentre eravamo a casa io e mia moglie. Abbiamo pianto tantissimo, deve credere, perché le persone che lottano per lo Stato dei cittadini, muoiono in Italia, vengono abbandonati e magari distrutti. Questo non deve succedere più, e credo che tutto quello che è successo in 20 anni oggi ci farà riflettere tanto. C'è tanto da fare, però c'è tanta ribellione, e credo che tanti imprenditori e semplici cittadini hanno gridato fortemente che la mafia sono 4 pezzi di merda, e credo che questo già è importante, è un passo avanti.
Lei in questo senso è stato anche un modello per tanti imprenditori che si spera possano seguire la sua strada, la strada della denuncia, la strada dell'opporsi alla mafia. Ma guardi, io mi reputo un semplice cittadino, io non sono un eroe. Credo che ho fatto e stiamo facendo soltanto il nostro dovere da denunciare. E credo che andando a fare le denunce non facciamo un piacere alle forze dell'ordine o alla magistratura. Salviamo i nostri figli, non gli lasciamo questo cancro in eredità. Quindi andare a fare le denunce si devono fare nella semplicità e come obbligo morale si devono fare. Quindi nessuno è un eroe. Invece gli eroi sono le forze dell'ordine, sono i magistrati che tutti i giorni rischiano la vita per difendere i diritti dei cittadini. Come ho anche detto prima in sala, il futuro è dei giovani, sono loro che possono contribuire a dare un segnale di cambiamento, a migliorare il nostro territorio, ed è per questo che oggi abbiamo voluto associare il ricordo dei 20 anni della strage di Capaci con la presentazione del centro di documentazione USEIT, che è un centro di documentazione che prevede una serie di strumenti, quindi sono libri a stampa ma anche videocorsi e ebook che daranno la possibilità ai darli di poter migliorare se stessi, perché sono dei testi particolari che non è facile trovare in una comune biblioteca, perché si tratta di testi che prevedono come imparare a memorizzare, come imparare a progettare, come imparare a gestire il tempo, quindi ecco, dei testi un po' particolari. La manifestazione di questa mattina prevede una serie di momenti ben specifici che vedranno coinvolti in prima persona proprio gli studenti. Sì, ecco, daremo uno spazio alle scuole per presentare i loro percorsi di legalità e poi i ragazzi insieme a tutti gli altri saranno, diciamo, i partecipanti al corteo che dal centro polivalente arriverà in piazza 20 settembre dove si svolgerà, ecco, la deposizione dei fiori dinanzi alla Chiesa Madre. Infilò la testa dentro un sacchetto in plastica mentre stava parlando con gli agenti per fermare Bernardo Provenzano. Non vi fu bisogno di fare irruzione in cella. Questa è la ricostruzione ufficiale compiuta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria su quello che è avvenuto nel supercarcere di Parma nella notte tra l'8 e il 9 maggio scorsi. Le perizie disposte dai giudici hanno ribadito la compatibilità del boss con la detenzione in carcere e le sue capacità di stare validamente in giudizio. Ora l'indagine dovrà stabilire se dietro il gesto del capomafia vi fosse la consapevole volontà di simulare un tentativo di suicidio per richiamare l'attenzione sul suo stato di salute. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Giuseppe Fici, ha chiesto 13 condanne al termine della requisitoria al processo sulle cosche mafiose della montagna denominato Camarat. La pena più pesante, l'ergastolo, è stata chiesta per Angelo Longo, 47 anni di Cammarata, mentre le altre condanne richieste oscillano tra i 2 e i 30 anni. Gli imputati sono chiamati a rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il processo, che si celebra con il rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo Giuliano Castiglia, riprenderà il prossimo 31 maggio con le repliche della difesa. Chiuse le indagini preliminari, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per i 24 arrestati nel corso dell'operazione antidroga Panis eseguita dai carabinieri di Canicattì. Spetterà al GUP accogliere o meno l'istanza nel corso di un'imminente udienza preliminare. Caccia agli allacci abusivi di energia elettrica a Canicattì. Il commissariato di polizia in poche ore ha denunciato a piede libero 4 persone. 2, una insegnante di Racalmuto di 47 anni e un romeno di 39 anni, la prima proprietà, lo straniero inquilino, per un collegamento illecito alla linea elettrica di un immobile in via Lucca. L'altro caso riguarda un edificio disabitato di via Crescenzi occupato abusivamente da 2 tunisini di 20 e 32 anni. Un meccanico licatese di 41 anni, Giuseppe Abate, ieri per protesta si è incatenato davanti all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Agrigento. L'uomo avrebbe inscenato la protesta perché gli sarebbe stato negato di parlare con un magistrato. Il licatese, senza lavoro e in difficoltà economiche, ha cessato la sua protesta solo dopo aver parlato con i carabinieri, ai quali ha raccontato di avere alcune procedure esecutive in corso e che la sua officina meccanica è sull'orlo del fallimento. Al giudice avrebbe voluto parlare proprio delle procedure esecutive.
C'è anche un sudanese residente a Ragalmuto tra gli indagati dell'operazione SAB scattata stamattina in Puglia e in altre regioni italiane. Si tratta di Adem Mekki, 52 anni, sono 16 le persone arrestate complessivamente nell'indagine condotta dal ROS, un sodalizio transnazionale costituito da italiani, algerini, tunisini e sudanesi operante prevalentemente in Puglia, Sicilia e Calabria e dedito alla truffa e allo sfruttamento lavorativo di clandestini. Tra i fermati diversi cittadini di nazionalità tunisina, molti dei quali sbarcati clandestinamente negli anni passati a Lampedusa. Gli agenti della divisione polizia anticrimine della questura di Caltanissetta questa mattina hanno confiscato beni immobili e mobili di Salvatore Murana, 57enne, pregiudicato di gela. Il patrimonio ammonta a un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro ed era stato sequestrato il 12 maggio del 2010. Nel corso dell'operazione sono stati apposti sigilli ad un terreno con una villa su tre livelli con piscina, diversi lotti di terra con annessi capannoni industriali ed edifici adibiti ad uso commerciale, Mercedes, un motoveicolo e un carrello per il trasporto di imbarcazioni. Arrestato nell'ambito dell'inchiesta antiracket messa in regola nel 2008, tre mesi fa la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna inflitta a Murana in appello. Due corrieri della droga campani, Ciro Di Palma di 47 anni di Marano e Gaetano Pellecchio di 53 anni di Napoli, sono stati arrestati dalla polizia alle porte di Gela mentre trasportavano 3,7 kg di hashish. La droga era nascosta nella scatola del filtro dell'aria, nel vano motore dell'automobile su cui viaggiavano e nel passaruota di uno dei parafanghi dell'auto. Le indagini sono state estese a Napoli per accertare provenienza e destinazione della droga. Proroga di una settimana per i 10 comuni aderenti al lato ambiente CL1 che potranno continuare a scaricare rifiuti nella discarica di Siculiana nell'attesa di versare poco meno di 1 milione di euro. La concessione finalizzata a scongiurare l'emergenza rifiuti nei comuni del Nisseno è arrivata al termine dell'incontro che si è tenuto in prefettura a Caltanissetta grazie all'intervento del prefetto Carmine Valente. Tuttavia bisognerà reperire entro e non oltre la fine della settimana 950.000 euro da bonificare all'impresa Catanzaro Costruzioni, che ha comunicato che non concederà più proroghe. L'incontro urgente è stato chiesto dal liquidatore della società d'ambito Elisa Ingala dopo i ripetuti tentativi di interessare i comuni alla contribuzione della copertura dei costi non ottenendo alcun risultato. Il liquidatore ha informato della difficile situazione finanziaria in cui versa lato CL1 anche il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. L'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi, commentando la pubblicazione del decreto presidenziale che istituisce la zona franca per la legalità, ha annunciato che adesso il progetto proseguirà a tappe forzate al fine di avviare concretamente l'iniziativa. Tra i punti fondamentali, la realizzazione del regolamento attuativo assieme al tavolo di regia e tutte le altre procedure propedeutiche alla concessione della zona defiscalizzata da parte dell'Unione Europea. Si insedierà ufficialmente mercoledì prossimo il neopresidente del Consorzio Tre Sorgenti di Canicattì, l'avvocato Giuseppe Malfitano. Questa mattina il licatese ha visitato in maniera informale gli uffici dell'ente per un breve incontro con i dipendenti. Avvocato Malfitano, oggi una prima visita, possiamo dire così, al Consorzio Tre Sorgenti. Lei prenderà ufficialmente l'incarico di presidente dalla prossima settimana. Ecco, quali saranno le prime mosse che intenderà attuare? Sono tanti, lo sappiamo, i problemi del Consorzio. Guardi, lei dice bene, l'insediamento ufficiale avverrà giorno 30, data in cui è stata convocata l'Assemblea dei Soci, al cospetto dei quali il sottoscritto presterà giuramento. Da quella data in poi sarò ufficialmente e pienamente insediato all'interno del consorzio. Mi era sembrato cortese, mi sembra cortese, come dire, salutare voi della stampa che avete attenzionato negli ultimi tempi le problematiche del consorzio Tre Sorgenti, e siamo qui quindi per esporre a grandi linee quelli che sono i programmi sia miei che anche di coloro che mi hanno sostenuto, come il sindaco Graci, il sindaco Bonfanti, e che spero possano aumentare con il passare dei giorni, perché io ci tengo a dire sin da oggi che il presidente del Tre Sorgenti, cioè Giuseppe Malfitano, il sottoscritto, pur essendo stato eletto da una componente dei sindaci parziale, quindi non dall'intera assemblea, tengo a sottolineare, mi preme dire che
la mia intenzione è quella di allargare le linee programmatiche a tutti coloro che vorranno sostenere la condotta di un consorzio che, ci tengo a dire, è funzionale a valorizzare il capitale di questo consorzio. Io ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche ai sindaci, che il capitale notevole, il patrimonio di risorse del consorzio Tre Sorgenti appartiene ai sindaci, o meglio appartiene alla cittadinanza che questi sindaci rappresentano, per cui è mia intenzione, spero che sia l'intenzione di tutti, poter valorizzare questo capitale, non indebolirlo. È mia intenzione che la collettività possa finalmente ricevere un idrico che sia qualitativo e che sia anche costante, che sia anche funzionale al soddisfacimento delle esigenze delle varie città. Appunto, uno dei primi temi caldi che lei si troverà ad affrontare riguarda il tentativo di trovare un consenso quanto più largo circa il futuro delle reti del consorzio. Guardi, il futuro delle reti del consorzio è un futuro che noi non possiamo ipotizzare ad oggi. Lei tenga presente che io ho avuto, proprio per ragioni di tempo, la possibilità di leggere alcune carte, pochi documenti, giusto il tempo di farmi un'idea di quella che è attualmente la situazione a livello documentale rispetto a questo problema. Io sottolineo ed evidenzio, e approfitto dell'occasione che voi garbatamente e gentilmente mi offrite, per affermare che non ho alcuna posizione precostituita, nel senso che io non sono qui per fare una cosa piuttosto che un'altra, subendo il condizionamento da parte di qualcuno. Il problema non è soltanto decidere se consegnare le alla Girgenti Acque o non consegnarle. Il problema è che deriverebbero da una tale decisione, o in un senso o nell'altro. È chiaro che se mi si chiedesse di consegnare tout court le condotte alla Girgenti senza ricevere alcun tipo di compenso, anche in termini di servizi, per i comuni che partecipano e sostengono il consorzio delle Tre Sorgenti, è evidente che non sarà questo presidente a realizzare questo tipo di iniziativa. Il ravanusano Carmelo Avarello, con 33 voti su 35, è il nuovo vicepresidente del Consiglio Provinciale di Agrigento. Avarello rappresenta l'opposizione all'ufficio di presidenza, composto da Raimondo Buscemi e Mario Lazzano. Tra le congratulazioni rivolte al consigliere di Sinistra Ecologia e Libertà, che prende il posto di un esponente del PD, anche quella del collega di minoranza Nino Spoto, secondo cui la scelta del Consiglio Provinciale esprime stima e apprezzamento condivisi per le qualità umane del consigliere Avarello, da sempre sensibile alle problematiche del territorio e coerente difensore dei diritti sociali, della legalità e della giustizia. Ieri sera ad Agrigento il primo comizio da sindaco rieletto per Marco Zambuto in piazza Cavour è stato il momento della festa, con la città senza tensioni, numerose le persone che hanno affollato il comizio. Ringrazio tutti chi mi ha votato e chi non l'ha fatto, ha dichiarato il primo cittadino, siamo uguali a voi e questo è ciò che ci ha accomunato sin dal primo giorno di campagna elettorale. Ora c'è una grande pressione mediatica, ma passerà e dobbiamo rimetterci subito a lavorare per Agrigento. Oggi pomeriggio la proclamazione ufficiale di Zambuto nell'ufficio elettorale centrale. Il nuovo consiglio comunale di Montallegro ha eletto il suo presidente, è il giovane commercialista Francesco Colletti, 30 anni, il massimo esponente del civico consesso fresco di elezione. Colletti del PDL, primo eletto nella lista Montallegro prima di tutto con Pietro Baglio sindaco, è stato votato da 8 consiglieri su 12. L'opposizione ha votato scheda bianca. L'elezione è avvenuta dopo il giuramento e la convalida dei consiglieri eletti e del sindaco. Sono intervenuti per l'opposizione Paolo Tuttolomondo e Giovanni Cirillo. Per la maggioranza Andrea Iati e Leonardo Siggia, oltre al sindaco. Colletti ha ricevuto tra gli altri i complimenti del coordinatore provinciale del PDL, nonché deputato regionale Nino Bosco, e dell'europarlamentare Salvatore Iacolino. Nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale di Montallegro è Marilena Ferraro, 20 anni, del Partito Democratico, stesso soggetto politico del primo cittadino. Ed è invece Lillo Augello, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea, l'esponente di Grande Sud, è stato eletto alla seconda votazione durante la prima seduta consiliare, ricca di colpi di scena e di franchi tiratori nella maggioranza. Vicepresidente è stata eletta Lina Francaviglia del Partito Democratico.
Il sindaco riconfermato al comune di Castel Termini, Nuccio Sapia, ha nominato la giunta riducendo da 5 a 4 il numero degli assessori con la presenza di due donne. Si tratta del vice sindaco Maria Pia Greco, già parte attiva del precedente esecutivo, per lei diverse riconferme, continuerà a essere vice sindaco e ha avuto le deleghe all'urbanistica, al bilancio ai servizi ministeriali e alle politiche sociali. Donatella Segretario, la più giovane della giunta, è stata nominata assessore alla cultura, al territorio ambiente, alle attività produttive e alla formazione professionale. Enzo Faraone è invece il nuovo assessore all'agricoltura, verde pubblico, viabilità, commercio e artigianato. Gero Tortorici infine è stato nominato assessore allo sport, turismo, spettacolo, istruzione, comunicazione, polizia municipale e servizi internet. Nel caso dei due assessori, segretario e Faraone, dal momento che entrambi sono stati eletti anche al Consiglio Comunale, varrà la regola secondo la nuova legge elettorale del doppio incarico. Punto molto sulla mia squadra, ha detto il sindaco Sapia, alla quale auguro di lavorare bene al servizio completo di Castel Termini e dei castelterminesi. L'imperativo categorico sarà lavorare sempre e comunque, motto che contagieremo a tutte le parti che costituiscono questo ente. Il Tribunale di Licata, anziché gli uffici comunali e i servizi sociali, è la soluzione prospettata dall'amministrazione comunale per far tornare la sede distaccata del Palazzo di Giustizia in città in nuovi locali che si trovano in via Marianello. Di questo si è parlato ieri pomeriggio in un'assemblea che ha messo di fronte l'Ordine degli Avvocati e il Comune. Sindaco, sembra quasi un effetto domino per i servizi di Licata, stavolta il tribunale che viene perso dalla cittadinanza. Purtroppo un'altra tegola che cade su di noi, questo non ci voleva. Comunque oggi abbiamo questa riunione che hanno voluto gli avvocati e noi cercheremo di raggiungere subito l'obiettivo, che è quello di trovare o una sistemazione e ripartire subito con i lavori, ma penso che troveremo una locazione forse temporanea, perché già abbiamo in mente qualcosa da poter dare subito al Tribunale di Agrigento. Quindi siamo concordi con questa riunione oggi, anche perché, come ben sapete, si prospetta una chiusura di tutti i tribunale, sia di Sciacca, di Licata, di Canicattì, però noi con la nostra possibilità di essere presenti oggi qui riusciremo sicuramente a tamponare questa falla e speriamo che possa rimanere sempre aperto questo tribunale, che ci dà la possibilità sul territorio. Che locali avete individuato? Si prestano già alla sede del tribunale oppure devono essere adeguati? Ma abbiamo visto che ci sono delle buone possibilità, già abbiamo in mente due, come dicevo poc'anzi, due locazioni, vediamo qual è la migliore, perché giustamente dobbiamo cercare di ottemperare anche per un'aula che sia abbastanza grande, perché come ben sapete si devono svolgere le udienze e quindi è importante dare questa prospettiva futura nel migliore dei modi. Risistemare la sede di via Giarretta costerebbe tanto? Ma ad occhio e croce penso di sì, perché i tecnici mi hanno detto che 100.000 euro è il costo, diciamo, che si verrebbe a sostenere. Comunque siamo propensi a ottemperare a tutto purché rimanga aperta la sede. Da oggi, da ieri, da venerdì le udienze presso la sezione distaccata delicata verranno sospese fino a quando non verrà messo in sicurezza questo locale o l'amministrazione comunale non appronti un altro locale e me lo metta a disposizione del Presidente, previo naturalmente i pareri di idoneità di tutte le autorità competenti. Ad oggi il Comune di Licata ha assolutamente un soldo da poter spendere. Il Presidente con proprio decreto ha già sospeso le udienze. Oggi il Consiglio dell'Ordine incontra i colleghi di Licata e quelli che esercitano presso la sezione distaccata di Licata per spiegare quello che ho detto a voi sostanzialmente e perché gli stessi si facciano carico anche nei confronti dell'amministrazione a trovare al più presto una soluzione. Tenga presente che sia l'Ordine che la Presidenza del Tribunale o la Presidenza del Tribunale e l'Ordine degli Avvocati non hanno alcun interesse, anzi hanno interesse a che la sezione delicata resti aperta a disposizione degli utenti, ma soprattutto a disposizione della giustizia in una terra di frontiera.
Sciopero degli avvocati di Agrigento contro i nuovi provvedimenti normativi in materia di giustizia a seguito della mancata risposta da parte del Governo e del Parlamento a 3 proposte legislative avanzate dai rappresentanti dell'Ordine Forense Nazionale, il tutto nel quadro dell'annunciata riforma delle professioni. Gli avvocati agrigentini sciopereranno, astenendosi dalle udienze, i prossimi 6, 7 e 8 giugno. Così è stato sancito al termine di un'assemblea indetta dal Presidente dell'Ordine di Agrigento, Antonino Gazziano, e dal Segretario Ignazio Valenza. Agrigento al centro di un confronto internazionale sulla gestione dei beni culturali nel Mediterraneo. Il prossimo 30 maggio sul tema la Città dei Templi ospiterà una seduta del Consiglio Mondiale degli Architetti. In occasione dell'evento l'Ordine di Agrigento, in collaborazione con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ospiterà la mostra internazionale di architettura contemporanea Urban Future Organization. E domani il mercato di campagna Amica Coldiretti di Canicattì si trasferisce definitivamente presso l'oratorio salesiano della Chiesa Maria Ausiliatrice dalle ore 8 alle ore 13. Per l'occasione saranno presenti i dirigenti regionali della Coldiretti siciliana, compresa tutta la dirigenza provinciale dell'organizzazione. Sono previsti gadgets e degustazione con la presenza degli alunni della scuola primaria De Amicis. Cambiamo argomento, rimandano al mittente ogni accusa di razzismo mossa nei confronti della società. I dirigenti della polisportiva Mario Mura Canicattì, al centro di una fastidiosa per i contenuti polemica seguita al match di domenica scorsa contro il CUS Messina. Secondo il racconto dei messinesi, che però non trova conferma dalle immagini della partita registrate anche dalla nostra emittente, un giocatore di colore del CUS sarebbe stato pesantemente offeso dai tifosi nel corso della partita. Secca la smentita fatta dal presidente della Mura, Giancarlo Cigna. Un finale di stagione alquanto pepato, quello della polisportiva Mario Mura, accusata di razzismo dai dirigenti del CUS Messina in relazione alla gara di domenica scorsa al Palasetta Livatino di Canicattì, un'accusa che voi rimandate al mittente, anche perché a vostro favore ci sono le immagini che parlano chiaro. Io credo che il finale di stagione è stato alquanto meritato, con vari successi a Pacheco, ma grandissime polemiche. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Guardi, essere accusati di razzismo, secondo me, veramente, oltre che essere fuori luogo, hanno accostato gli eventi, l'attentato di Brindisi, gli attentati di mafia a una partita di basket. Questo è veramente scandaloso, è incredibile sotto il mio punto di vista. Hanno veramente esagerato. Tra l'altro noi abbiamo ripreso tutta la partita, anzi voi come mettete in televisione avete ripreso tutta la partita, distribuiremo i video a tutti coloro che lo vogliono vedere, dove si evince dai video che nessun atto di razzismo, coro razzista è stato rivolto a questo giocatore, fratello come lo chiamano loro, perché è fratello pure nostro, perché noi assolutamente non siamo razzisti né come società, e ci tengo a tutelare la società che rappresento, né come città, perché siamo stati, la cosa ancora più grave è che è stata etichettata la città come un popolo razzista, tifosi, sportivi e tutti coloro che vengono alle nostre partite. Noi abbiamo evitato di fare le polemiche quando è stato col Pacheco, però questo, cioè, nel senso, ora si sta esagerando, perché non si è parlato completamente della partita. Io infatti invito i tifosi messinesi a Vulcampo questa vittoria, assolutamente contro una corazzata, contro una dirigenza che a Messina ci ha trattato benissimo, forse perché abbiamo perso dei 50, e allora ci ha trattato bene, eravamo persone serie, eravamo una società distinta, una delle società migliori che c'era in Serie C, per non dire in Sicilia, e ora siamo diventati una società razzista, piena di delinquenti, vittime dei tifosi, cose veramente incredibili che mi disgustano e mi fanno passare la voglia veramente di fare pallacanestro. Ecco, forse l'equivoco è nato da un'interpretazione errata di un coro rivolto dai tifosi del Canicattì nei confronti degli arbitri e non nei confronti del giocatore di colore del CUS Messina. Allora, ci sono stati degli ululati, nemmeno dei bu, come dicono loro, che sono dei cori veri e propri razzisti, degli ululati verso chiunque andava a tirare i tiri liberi. Quindi Rivero non è un giocatore di colore, è un argentino, quindi pelle bianca. Quindi Contaldo è la stessa cosa. Mumuni è un giocatore di colore, ma non per questo, è sempre un giocatore, quindi mi dà già fastidio dire che è un giocatore di colore, è un giocatore. E poi si sono appellati su un coro detto
dagli ultra, che non era rivolto completamente al giocatore Mumuni, ma era rivolto agli arbitri, dicendo corvo nero, puntini puntini, perché evito di essere volgare qui in televisione soprattutto. Invito anzi a partecipare tutti in massa, chi vuole, a una conferenza stampa che verrà tenuta venerdì alle 11 alla palestra comunale, dove sono invitati sia gli addetti ai lavori, quindi giocatori, dirigenti, giornalisti di tutta la provincia, e anche chi, per chiarire tutti i motivi della nostra lamentele del CUS Messina. Previsioni meteo per giovedì 24 maggio. In provincia di Agrigento cielo poco o parzialmente nuvoloso, venti moderati, mare mosso. In Sicilia le temperature minime varieranno dai 6 gradi di Enna ai 15 gradi di Catania, le massime invece oscilleranno tra i 20 gradi di Trapani ed Enna e i 25 gradi di Agrigento. E con il meteo è tutto anche per questa edizione. Arrivederci alla prossima.